Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno carissima famiglia, vi do il benvenuto. È come sempre una grande gioia darvi il benvenuto, potervi salutare, rivedervi. E do il benvenuto anche ai nostri ospiti, se ci sono in mezzo a noi. Siete veramente benvenuti ad avere un tempo con noi. E come sempre diamo anche il benvenuto e il buongiorno anche a chi ci sta seguendo attraverso il nostro canale streaming. E in particolare volevo dare un saluto alla nostra Ivana, perché ancora non può essere qui, ma so che ci segue sempre. E anche? Ah, Federissimo, ho capito un altro nome. No, Federissimo, certo. Quindi io lo dico ogni tanto a Nicola, saluta Ivana, però se non lo fa, adesso è ufficiale. Allora, è sempre bello vedervi e avere un nuovo tempo insieme, perché siamo una famiglia, come dicevo prima, una carissima famiglia. Siamo una famiglia nel Signore Gesù. Come prima cosa vorrei iniziare con una preghiera. Possiamo pregare il nostro Signore di guidare questo tempo. C'è sempre bisogno di dipendere da Lui anche nella preghiera. Quindi possiamo pregare. Padre, ti ringraziamo perché ci dai la vita anche oggi, ci permetti di vedere un nuovo giorno, di godere le cose che tu hai creato, le meraviglie che hai fatte, i posti che tu hai creato nella tua intelligenza, nella tua maestà, nella tua gloria. Possiamo vedere la varietà di quello che è la tua conoscenza. Grazie, Signore, perché ci permetti di avere un nuovo tempo. Grazie anche perché ci permetti di avere un nuovo tempo insieme come Chiesa, nel condividere la comunione, nel condividere quello che tu hai fatto. È un onore, Signore, e poterci riunire insieme a fratelli e sorelle sparsi nel mondo, che ogni ora ti adorano, ogni ora ti innalzano, ogni ora ascoltano la tua parola, e vogliamo essere tra quelli, Signore, vogliamo essere tra quelli che guardano a te. E ti chiediamo di guidare questo incontro, di guidare anche il pastore Giovanni che spiegherà la tua parola, quello che verrà insegnato. Ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità, e ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Adesso vi chiedo per favore di alzarvi in piedi e invito il nostro fratello Antonio a leggere da Genesi. Andiamo avanti col programma di lettura. Genesi 36, dal versetto 20. Questi sono i figli di Seir, il coreo, che abitava il paese: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser e Disan. Questi sono i capi dei corei, figli di Seir, nel paese di Edom. I figli di Lotan furono Cori e Eman, e la sorella di Lotan fu Timna. Questi sono i figli di Sobal: Alvan, Manaat, Ebal, Sefo e Onam. Questi sono i figli di Sibeon: Aia e Ana. Questo è quell'Ana che trovò le acque calde nel deserto mentre pascolava gli asini di suo padre Sibeon. Questi sono i figli di Ana: Dison e Oholibama, figlia di Ana. Questi sono i figli di Dison: Chemdan, Esban, Itran e Cheran. Questi sono i figli di Eser: Bilan, Zavan e Akan. Questi sono i figli di Disan: Us e Aran. Questi sono i capi dei Corei: il capo Lotan, il capo Sobal, il capo Sibeon, il capo Ana, il capo Dison, il capo Eser, il capo Disan. Questi sono i capi dei Corei, i capi che essi ebbero nel paese di Seir. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom, prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, regnò in Edom, e il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì e Jobab, figlio di Zerach di Bosra, regnò al suo posto. Jobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Hadad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto. E il nome della sua città fu Avit. Hadad morì e Samla di Masrega regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Rehobot-Nar regnò al suo posto. Saul morì e Baal-Canan, figlio di Acbor, regnò al suo posto. Baal-Canan, figlio di Acbor, morì e Hadad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pau.
e il nome di sua moglie, Metabel, figlia di Matreb, figlia di Mezab. Questi sono i nomi dei capi discendenti da Esaù, secondo le loro famiglie, secondo i loro territori, con i loro nomi: il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet, il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo Kenaz, il capo Teman, il capo Mibsar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom, secondo i loro insediamenti, nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti. Grazie Antonio. Volevo fare solo una piccola riflessione su questo brano, no? Potrebbe sembrare un... stavo pensando, potrebbe sembrare un elenco che sta al comune, un documento archiviato al comune, no? Di persone che hanno fatto, hanno regnato. Però se guardiamo bene, ci sono almeno, io ne ho viste almeno due, ma se non di più, almeno due aspetti particolari che possono aiutarci a pensare a due caratteristiche del Signore, almeno due. Io queste ne ho trovate, ma sicuramente di più. Però vorrei che lo scrivessimo insieme. Vi potete anche accomodare qualche minuto, eh? Allora, scopriamole insieme. Vi do un indizio, il versetto 31. Rileggo il versetto 31 e dice: questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Allora, che caratteristica di Dio possiamo notare da questo versetto? Potete parlare, potete rispondere. Allora, facciamo così, un po' di storia. In che anno è stata scritta la Genesi, più o meno? 1400 avanti Cristo. E l'ha scritta Mosè. In che anno è arrivata la monarchia in Israele? 1100, più o meno, avanti Cristo. Il versetto dice una cosa un po' particolare. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Cosa c'è di particolare? Israele non aveva re, siamo 300 anni prima della monarchia, e Mosè, mentre scrive, Mosè era anche profeta, mentre scrive, dice: prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. C'è un riferimento già alla monarchia, che sarebbe arrivata 300 anni dopo. Quindi una caratteristica che noi lo sappiamo, però possiamo notare di Dio, è la sua onniscienza, sa ogni cosa, no? Funziona il ragionamento, fila? Cioè, la monarchia non c'era, Mosè scrive, guidato dallo Spirito Santo, sappiamo, e arriva a dire: prima che alcun re regnasse sui figli di Israele. Per il Signore era già tutto scritto. Non c'è una novità, una cosa. Quindi si può far pensare questo versetto a una caratteristica di Dio, il fatto che lui è onnisciente, sa ogni cosa, e quindi non era un problema far scrivere a Mosè che alcun re regnasse sui figli di Israele. Questa frase è qui. E questa è una, onniscienza. L'altra cosa che io ho notato è versetto 43. Questi sono i capi di Edom secondo i loro insediamenti, vabbè, nel paese che possedevano. Questo Esaù era il padre degli Edomiti. Edom chi era? Era un popolo disceso da Esaù. Cosa aveva detto Dio a Rebecca? Due popoli usciranno dal tuo grembo. Un'altra caratteristica che penso che possiamo notare è il fatto che Dio rimane fedele alla sua parola. Aveva detto che due popoli sarebbero usciti, due popoli sono stati. Questo l'aveva detto Abramo nel 2002, forse intorno al 2000 avanti Cristo, più o meno. A distanza di 600 anni
esistono due popoli che Dio ha permesso che ci fossero. Quindi penso, da questo potrebbe sembrare, ripeto, un documento archivato in un comune, ma penso che possiamo notare almeno queste due caratteristiche del Signore: la sua onniscienza, che sa ogni cosa anche molto tempo prima che avvenga, e la sua fedeltà alla sua parola. Se Dio ha detto così, è così, punto e basta. Siete d'accordo con me? Anche da, diciamo, da un elenco comunale si può innalzare il Signore. Quindi ci rialziamo di nuovo in piedi, possiamo adorare Dio con i nostri canti e possiamo farlo con le nostre voci. Tuo è il regno, la potenza e la gloria in eterno è per te. Cielo e terra chiamano il tuo santo nome. Il cielo aperto, tu hai vinto sulla morte, la gloria è per te. Niente può vincere la forza del tuo nome. Sei re dei re, l'universo acclama. Infinito Dio, sei magnifico, e tutta la terra canta a te. Dio eterno, la tua luce sullo starà, il tuo splendido nome e la gloria è per te. Dio eterno, sei la gloria. E la gloria in eterno è per te. Cielo e terra clamano il tuo santo nome. Il cielo aperto, tu hai vinto sulla morte, la gloria è per te. Niente può vincere la forza del tuo nome. Sei re dei re, l'universo acclama. Sei magnifico, sei re dei re, l'universo acclama te, infinito Dio, sei magnifico, e tutta la terra canta a te, Dio eterno, la tua luce su noi starà. Se la gloria è per te, che tutta la terra canti a te, Dio eterno, la tua luce su noi sarà, il tuo splendido nome e la gloria è per te. Dio eterno, sei la gloria. Celeste lassù, tutto lodi Dio. Lodino gli astri luggenti del cielo, lodino i mari e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande
angeli lo dice, ogni creatura celeste lassù. Siamo forti soltanto in Lui, eccelso, maestoso Egli è, e insieme cantiamo. Insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente. Insieme cantiamo, santo è il Signore, l'Onnipotente, lui regna su tutta la terra, santo è il Signore, l'Onnipotente, lui regna su tutta la terra, lui regna su suona tutto intorno a noi, il canto della lode, oh Dio, risuona tutto intorno a noi, ed insieme cantiamo, insieme cantiamo. Santo è il Signore, l'Onnipotente, lui regna su tutta la terra. Santo è il Signore, l'Onnipotente, lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta la terra. Lui regna su tutta. Ci possiamo accomodare, grazie al gruppo Lode che ci ha guidato anche in questa lode al Signore.
E adesso vogliamo passare ovviamente un momento importantissimo, l'ascolto della parola di Dio che verrà spiegata in un passo, penso che di nuovo ci porta a capovolgere la nostra prospettiva, il nostro modo di vedere le cose, perché il Signore lo fa spesso. E voglio pregare per Giovanni. Padre, ti ringraziamo ancora perché sei tu, come abbiamo cantato, che regni e regni veramente su tutta la terra, regni su ogni cosa, il pieno controllo, il pieno governo di ogni cosa, e niente avviene all'infuori della tua sovranità, all'infuori del tuo potere. Quello che succede anche nelle nazioni, quello che avviene, non sfugge a te, Signore, perché sei tu che governi e che regnerai. Grazie per questa speranza che ci dai di avere avanti a noi. Ti prego di riportarla sempre nella nostra mente, perché dimentichiamo, ma sei tu, Signore, che regni e lo fai in un modo perfetto. Vogliamo chiederti ancora di guidare questo tempo di ascolto della tua parola, di guidare il pastore Giovanni nella spiegazione di questo passo. Vogliamo guidarlo e aiutaci anche ad ascoltare e a mettere in pratica. Amen. Okay, invito il pastore Giovanni a venire. Mi avvicino. Che dono. Che dono meraviglioso alzarsi, poter camminare. Ci avete mai pensato? È straordinario. Ma questo si scopre quando si soffre, quando si ha mal di schiena, quando si è bloccati nel letto. Si scopre la bellezza di alzarsi senza dolori. Dio è buono, veramente è buono. Secondo voi l'abito fa il monaco? La settimana scorsa volevo fare qualcosa col telepass, e così sono andato in banca, perché mi serviva andare in banca per un documento. Però ho detto vabbè, vado così come sono, con i jeans e una maglietta. Vado là, nessuno mi calcolava. Quando poi finalmente una signora si è interessata, dice: ma desidera guardare, dovrei fare questo documento. Ma mi sa che devo vedere. Vabbè, veda, va al computer. Devo chiedere alla sede centrale, dovete ritornare. Se io fossi andato così e mi sarei presentato come dottor Giovanni Greco, avrebbero risolto il problema senza riferirsi alla sede centrale. Vi siete mai trovati anche voi in fila, forse in qualche ufficio, e di colpo arriva una persona ben vestita e sorpassa tutti. Entra e non succede nulla, nessuno gli urla contro. E tutti lì attoniti. Come vi siete sentiti? Conoscete la differenza tra un ricco imprenditore e un povero operaio di fronte all'Agenzia delle Entrate? È quel doppio pesismo. Al povero, se non paga le tasse, subito gli viene fatta una multa salatissima. Al ricco, l'Agenzia delle Entrate fa un accordo consentendo al disonesto che sta rubando di avere uno sconto significativo sulla cifra totale, o magari pagando incomode date in un periodo di tempo vergognosamente lungo. Se oggi nella nostra chiesa entrasse il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e il signor Giuliano, quel signore che quasi tutti i venerdì ci viene a trovare per prendere il suo euro, quale posto offriremo al sindaco e quale posto offriremo a Giuliano? Penso che avete capito cosa intendo. Tutti noi conosciamo la legge dei due pesi e due misure, giusto?
Da qui il titolo, il doppio pesismo è la Chiesa. Questa legge si trova nella stessa Bibbia e ci ricorda l'assioma, il principio di essere severi con i poveri e indulgenti con i potenti, e questo è antico quanto è antico il mondo. Basta guardare i processi contro i ricchi, potenti, per accorgersi che la legge non è uguale per tutti. Ci vogliono illudere che è uguale per tutti, ma non è uguale per tutti. Guardate insieme a me in Levitico, se potete, 19:15, cosa dice? Dice così Levitico: non commetterete iniquità nel giudicare, non avrai riguardo alla persona del povero, né tributerai speciale onore alla persona del potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. In altre parole, sta dicendo l'Eterno: sii giusto ed equo, non farai ingiustizia nel giudizio. Ma ciò che veramente da tutto questo è insopportabile, veramente insopportabile, è che questa legge iniqua venga ricevuta come se fosse una legge naturale, cioè passa per una legge giusta. Cosa ancora più sconcertante è che questa mentalità riceve il consenso tra i figli di Dio. Questo è sconcertante. Purtroppo questo peccato continua a ripetersi nella Chiesa. Non dobbiamo andare indietro nel Medioevo per trovarlo, questo tipo di peccato, doppio pesismo. Per esempio, la Chiesa d'Inghilterra, no? Nel XVIII secolo, era diventata così. Era diventata aristocratica. La Chiesa si era imborghesita. La Chiesa era inospitale per l'uomo comune, quindi erano tutti di un certo livello sociale, i poveri non potevano entrare nella chiesa. E così nel 1739 un certo John Wesley, subito dopo la conversione, si accorse che c'era qualcosa che non andava nella chiesa e iniziò a predicare la buona novella della salvezza in Gesù Cristo a tutti, a tutti. Era una predicazione straordinaria, però una predicazione di questo tipo non era ben accetta nella chiesa anglicana, che era ormai in declino. E iniziò comunque, John Wesley iniziò a predicare all'aperto per raggiungere tutti, poveri e ricchi. E la gente si convertiva, anche i poveri si convertivano. Cosa incredibile che John Wesley percorreva a cavallo per predicare il Vangelo circa 8.000 chilometri ogni anno e non cambiava l'olio, cambiava cavallo probabilmente. 8.000 chilometri l'anno, e fu per questo chiamato il Cavaliere di Dio. Pensate, John Wesley ha predicato fino all'età di 87 anni all'aperto, altro che pensione, altro che riposo. John Wesley non era scismatico ovviamente, ma poiché nella chiesa stabilita non c'era spazio per la gente comune, fondò la chiesa metodista. Avete mai sentito parlare della chiesa metodista? Ecco, la chiesa metodista nasce proprio in un contesto di questo tipo qua. Però tragicamente e incredibilmente il metodismo sperimentò lo stesso problema. Era sfuggito dalla chiesa anglicana per offrire il Vangelo a tutti, e poi in realtà anche nel metodismo riemerge lo stesso problema. Infatti subito dopo, 100 anni dopo, il metodista William Booth notò che i poveri non entravano nelle chiese metodiste. Notava che i degradati non entravano nella chiesa. E troppo presto imparò la sgradevole verità. Già dai momenti, dai tempi di Wesley, il metodismo era diventato rispettabile. Era una chiesa, anche questa, imborghesita. Ora, questa esperienza, seguita da molte altre catastrofi simili, portò all'espulsione di William e la moglie, Booth,
da parte dei metodisti, quindi hanno buttato fuori questa coppia scomoda nella chiesa. Chiaramente dopo che è uscito da questa chiesa seguirono almeno circa 14 anni di povertà quasi assoluta prima di fondare l'esercito della salvezza. Ora, perché rievoco un po' di storie. Intanto lo faccio non per contestare le grandi denominazioni, assolutamente, Dio mi guardi da fare questo. Perché vuoi o non vuoi, ricordo questo nella storia, perché vuoi o non vuoi, si può dire lo stesso in pratica di ogni denominazione. Grande o piccola che sia, ogni movimento cristiano, ogni chiesa libera e indipendente, ed è proprio di questo che ci parla Giacomo questa mattina. La storia della Chiesa e le nostre esperienze raccontano la tendenza incoerente della Chiesa a fare parzialità, a fare favoritismi. Quali sono i fattori che portano al favoritismo? Quali sono i fattori che portano alla parzialità? Un primo fattore sicuramente è il denaro, è la ricchezza. Questo fa la differenza. I soldi sono il principale mezzo di discriminazione nella società e, ahimè, anche all'interno delle chiese. I credenti tendono ad ascoltare più attentamente le persone altolocate e a metterle in posti di più consoni, più di comando. Per esempio, molti pensano così: se riesce se riesce a guidare una banca, può guidare anche una chiesa. Ecco perché, diciamo, molti responsabili di chiese hanno competenze secolari, ma non sono per niente in sintonia con la vita spirituale. E ci ritroviamo uomini che hanno delle competenze secolari che non hanno nulla di spirituale nelle chiese. Ma il denaro non è l'unico fonte o l'unico fattore di favoritismo o parzialità. Secondo fattore è l'istruzione. Si può non essere ricchi, ma se tu hai una preparazione accademica, se hai una laurea, sei un commercialista, sei un avvocato, sei un dottore, sei quello che sei, subito gli si dice a queste persone: benvenuto nel nostro consiglio di chiesa. Il problema ai tempi di Giacomo era che proprio questo, che la parola di Dio non trionfava sulla cultura. Quindi trionfava la cultura all'interno della Chiesa. Questo è stato anche il problema della Chiesa del XVIII e XIX secolo, di cui abbiamo già parlato. Ora, lo stesso problema si presenta ai nostri giorni. Non è che si va troppo lontano. Quando i poveri non istruiti, e magari e i ricchi non sono accolti entrambi con imparzialità. E questo vuol dire che, se questo accade anche ai nostri giorni, vuol dire che la Bibbia non ha trionfato sulla cultura. E Giacomo vuole che ti esamini questa mattina. Vuole che ci esaminiamo per vedere se sei un vero credente, per vedere se sei veramente salvato, per vedere se sei redento, per vedere se sei rinato. Vuole che ci esaminiamo, che ti esamini. Giacomo vuole vedere se la vita di Dio batte nel tuo cuore. E così propone Giacomo l'ennesimo test. Vi ricordate, abbiamo visto diversi test in questo primo capitolo di come rispondi alle prove. È un test. Di come rispondi alla tentazione è anche un test per vedere se sei nella fede. Abbiamo visto di come reagisci all'ascolto della parola di Dio, se sei dimentichevole, se ti guardi e poi scappi e te ne vai. Abbiamo visto tutto ciò. Oggi vedremo il test della parzialità. Sei parziale? Qual è la reazione nei confronti dei poveri, per esempio? Qual è la tua reazione nei confronti del bisognoso? Dimostri favoritismo? I poveri che attraversano le nostre strade, no? Le incontrate di poveri, giusto?
clochard, senza tetto. Queste persone che tu incontri per la strada sono una prova per dimostrare se la nostra fede è reale. Cosa proviamo noi quando incontriamo delle persone povere, che si vedono che sono... Poi ci sono i falsi poveri, quelli che si mettono la gamba finta, vabbè, si capisce, lo capiamo. Ma quando incontriamo persone povere che per dignità non ti chiedono nemmeno, non tendono nemmeno la mano, perché hanno una certa dignità, come ci sentiamo? Voglio invitarvi a leggere insieme a me in Giacomo capitolo 2, versetto 1 a 13. E vi invito per favore a alzarvi in piedi. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente e gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu stattene là in piedi, o siediti a terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la Scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di libertà, perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio. Fin qui la parola. Penso già che dalla lettura potremmo andarcene a casa e batterci il petto, perché comunque facciamo pena, cioè ci siamo allontanati notevolmente da questi concetti biblici. Qui c'è una verità centrale, e la verità è questa, che la fede deve essere scevra da riguardi personali. La vera redenzione produce amore senza favoritismo. Questa è la verità centrale. La fede deve essere priva, deve essere esente da riguardi personali, la vera fede. E quando c'è la vera redenzione produce amore senza favoritismi. Giacomo in questi versi ci dà sei motivi, questa mattina ne vedremo solo tre, sei motivi perché il favoritismo è incompatibile con il cristianesimo biblico. Sei motivi. Primo motivo: il favoritismo è incompatibile col cristianesimo perché è incompatibile con la fede in Dio. Quindi pensateci bene, se tu dici di essere un credente e usi parzialità, non lo sei credente. Chiaro? Guardate il versetto 1. Quindi primo motivo è la fede in Dio. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Ora voglio, mi chiamo greco comunque, però
Nell'originale greco, la frase in greco, l'ordine è capovolto. Sono andato a vedere, ma incredibile. Letteralmente è scritto così, se fosse stato tradotto letteralmente: fratelli miei, non con riguardi personali, abbiate la fede del nostro Signore Gesù Cristo, Signore della gloria. È tutto l'inverso. Quindi questa frase, fratelli miei, e la frase successiva è: ma non con riguardi personali, oppure potremmo dire siate immuni da favoritismi. Questa è la prima frase subito dopo, fratelli miei. Chiaro? Questa è la frase successiva. In italiano purtroppo arriva alla fine del versetto. Il greco invece lo mette all'inizio perché è importante, è enfatica. Perciò vorrei iniziare proprio da qui, da quello che il greco mette all'inizio. Innanzitutto, avere fede in Dio vuol dire avere rispetto per le persone. Questo sta dicendo Giacomo. Generalmente l'essere umano tende a giudicare le persone per quelle che sembrano, dai loro vestiti, no? Dai loro capelli, dalla casa che hanno quando vai a trovare le persone, dalla macchina. E per quanto riguarda anche la situazione economica, le persone guardano questo. Questo è quello che si guarda normalmente di una persona. Lo so, non piace ammetterlo, ma nella Chiesa tendiamo ad essere, a causa della nostra natura decaduta, tendiamo ad essere molto parziali verso certe persone. È la nostra natura decaduta che va rinnovata, va trasformata. Quindi noi che cosa facciamo anche come credenti? Guardiamo il loro aspetto esteriore, proprio come quello che fanno le persone del mondo. Ma Giacomo dice chiaramente che bisogna avere rispetto per tutti. Non bisogna avere nessun trattamento di favore che si basi sulla razza. Attenzione, perché negli ultimi tempi ci sono movimenti politici che inneggiano la razza. Prima gli italiani, no? Adesso io non faccio politica, però so che prima è l'essere umano, non l'italiano. Punto. Poi si può discutere se si è d'accordo con l'immigrazione, non vogliamo cadere in questo, ma tutti. Quindi noi dobbiamo evitare di non creare trattamenti di favore a persone, sia a causa della razza o della ricchezza o dell'abbigliamento o del grado o lo stato sociale in cui si trova. In altre parole, non bisogna praticare per nessun motivo la parzialità, il favoritismo, perché la parzialità è assolutamente incompatibile con l'essere un cristiano. La parzialità, il favoritismo non possono coesistere con la fede in Cristo. Capite o no? Fate un cenno con la testa. Lo capite? Si escludono. O sei credente e quindi guardi tutto allo stesso modo, oppure dici di essere credente e sei parziale, quindi però non sei credente veramente. Sapete perché? Perché la fede porta tutti allo stesso livello. Capite? Quando tu ti sei convertito, qui ci siamo convertiti tutti, spero tutti, chi ancora non lo fa è invitato a farlo. Ma quando tu entri a far parte della famiglia di Dio, non si guarda soltanto il fatto che tu sei un avvocato, sei un dottore, sei una professoressa, un professore. Tu sei un figlio di Dio, peccatore perduto prima, ora peccatore salvato. Siamo tutti allo stesso livello. E questa penso che sia una cosa molto bella. Quello che voleva fare il comunismo, vi ricordate? Quello ormai finito. Cristo l'ha fatto. Lo vuole fare con il suo popolo. Quindi siamo tutti peccatori davanti a Dio e abbiamo tutti bisogno di misericordia, abbiamo tutti bisogno della grazia. Su cosa si basa la nostra fede? Sul fatto che Dio guarda che cosa? Quando Dio guarda una persona, che guarda? Eh? Il cuore. Ah, non sta guardando come è vestito, se profuma o puzza, sta guardando il cuore. Quello che impressiona a Dio non è la parte esteriore della nostra esistenza. Quello che impressiona a Dio è il nostro cuore. Per Dio il valore di una persona si basa sul valore della sua anima. Il favoritismo
ignora totalmente la verità fondamentale della nostra fede, che Dio guarda il cuore e non la parte esteriore. Dio giudica tutti sulla base del cuore. Il problema di una persona non è il suo aspetto esteriore, ma è la sua anima. E Dio guarda lì. Noi ci impressioniamo se una persona è vestita bene o non è vestita bene, se profuma o puzza. Dio no. Fatemelo dire, meno male. Meno male. E quindi l'essere parziali è in totale contrasto con la nostra salvezza, con ciò che insegna la nostra fede. Se siamo figli di Dio, dovremmo agire come agisce Dio. E Dio non agisce così. Dio non è parziale, Dio è imparziale. Dio è assolutamente, è totalmente imparziale nel trattare le persone. Noi siamo l'opposto, siamo molto parziali quando trattiamo le persone. Tendiamo a catalogare le persone tutte in base alla loro auto, come dicevo, la casa, la razza, oppure lo status sociale, la loro apparenza. Noi cerchiamo di classificare le persone così. Per Dio tutte queste cose non hanno alcun significato, nessun significato. L'educazione di una persona, lo stato economico, l'aspetto, il guardaroba, la fama, il prestigio, l'onore, per Dio non significano assolutamente nulla. Chiaro? Nulla. Secondo, avere fede in Dio vuol dire non solo aver rispetto per le persone, per rispettare il versetto 1, no? Ma aver rispetto per il Signore Gesù. Perché questo? Giacomo dice semplicemente: non puoi dire da una parte che sei parziale, dall'altra parte dici di avere fede in Gesù. Entrambe le cose sono incompatibili. I primi destinatari di questa lettera erano caduti nella trappola di una fede incoerente. Oh, quanti credenti anche oggi ci sono incoerenti. Dicono di credere e poi si trattano male la moglie, trattano male i figli, la moglie lascia il marito. Cioè, cose assurde, però dicono di essere credenti. I divorzi ormai dilagano nelle famiglie cosiddette cristiane. Devi essere imparziale. Se credi e segui Gesù, devi essere imparziale. Devi applicare l'imparzialità. E se non lo fai, non entrerai nel regno dei cieli. Questo è il principio che espone Giacomo. La fede in Gesù è incompatibile con l'essere parziale. Con questo principio Giacomo sta rilevando quanto è diverso Dio dall'essere umano. Completamente diverso. Quindi seguire il Signore Gesù significa non favorire determinate persone a causa del loro status, o dell'istruzione, o della ricchezza, della fama, del prestigio, dell'aspetto, o qualsiasi altra cosa. Vedete, non c'è posto per il favoritismo nel cuore di Dio. Non c'è posto per il favoritismo nel cuore del suo popolo. Non c'è posto per il favoritismo nel cuore della sua Chiesa. Non c'è posto. In Matteo 20, se vi ricordate questa parabola di Gesù, racconta una parabola incredibile, profonda, e lo raccontava ai religiosi di allora, che erano quelli che si vestivano bene, pregavano in mezzo alle piazze per farsi notare, no? E questa parabola la raccontava per ribadire che nel regno dei cieli vi si entra solo per grazia. In cielo si entra solo per grazia. E Gesù indirizza questa parabola a tutti coloro che invece pretendevano di avere diritto al regno dei cieli grazie alla propria eredità. Avevano diritto a entrare in cielo grazie alla posizione sociale, prestigiosa, religiosa. Altri pensavano che avevano diritto di entrare in cielo solo per il fatto di essere stati più a lungo con Gesù. La parabola non parla delle ricompense come tante altre parabole, ma parla della salvezza e anche della grande generosità di Dio. Vi ricordate, questo padrone uscì a prendere a giornata dei lavoratori. Vi ricordate questa parabola? E
trattala, dice: guarda, se voi, se viene a lavorare, venite a lavorare con me, io vi darò un denaro per un giorno. Tutti hanno accettato, la mattina presto hanno accettato. Poi, se vi ricordate, questo padrone prende i primi lavoratori, che era la mattina presto, poi alle 9 di mattina uscì di nuovo, ha visto un po' di persone, dice: ma che ci fate qua? Io c'ho da lavorare, volete andare? E così prende dei lavoratori, dice: andate a lavorare alla mia vigna. Uscì di nuovo verso mezzogiorno, quindi già erano passate quasi 6 ore. Mezzogiorno, vede delle persone, venite, andate a lavorare. Ok, uscì alle 3 di pomeriggio, la giornata stava volgendo al termine, incontra altre persone: ma perché non andate a lavorare? Vabbè, sì, noi stavamo aspettando questo. E vanno a lavorare. Uscì di nuovo verso le 17 di pomeriggio, mancava solo un'ora ormai per concludere e completare la giornata, un'ora di lavoro pressappoco. Il versetto 8 dice così, guardate: fattosi sera, sto leggendo in Matteo 28, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e da loro la paga, cominciando dagli ultimi sino ai primi. Vi ricordate cosa è successo? Vanno gli ultimi, gli ultimi quali erano? Quelli che avevano lavorato un'ora, e gli dà quanto? Un soldo. Vanno gli altri, i primi, dice: adesso qua sicuramente ci darà 2 soldi, e gli danno un soldo. E si sono lamentati quelli. I primi si sono lamentati, dice: ma come? Agli ultimi ha dato un soldo? Ma scusa, dice il padrone, ma non avevamo trattato che tu veniva a lavorare per me per un soldo? Se io voglio dare agli ultimi un soldo, te, che te ne importa? Allora, perché dico questo? Perché qui Gesù, diciamo, insegna un principio. Gesù vuole illustrare con questa parabola che gli ultimi saranno i primi. I primi ultimi. Cosa significa? Realmente cosa significa questa parabola? Ora, a prescindere dalle ore di lavoro di ciascuno, ognuno ricevette il salario, come abbiamo detto, per un'intera giornata di lavoro. A colui che ha lavorato solo per un'ora ha dato la stessa paga. Non si era affaticato. Vi ricordate cosa è successo al ladrone in croce? Non si era battezzato, non aveva frequentato assiduamente, che gli è successo? È stato il primo a entrare in paradiso dopo il sacrificio di Gesù. Ora, se l'ultimo è il primo ultimo, questo vuol dire che tutti finiscono allo stesso punto. Mi spiego. Perché se il primo, ascoltate perché questo mi piace, il gioco di parole, se tu sei il primo e diventi ultimo, e se sei ultimo diventi primo, non appena sei il primo, sei l'ultimo. E non appena sei l'ultimo, diventi primo. Riuscite a capire? Gesù sta dicendo una cosa interessante, che finiremo tutti allo stesso punto. Tu ti sei convertito prima e sei ultimo. Appena realizzi che sei ultimo, diventi prima. Appena realizzi che sei primo, diventi ultimo. Ora, non importa chi sei, non importa nemmeno cosa hai fatto, non importa cosa possiedi, se hai dato la tua vita a Dio, amandolo, riceverai la stessa ricompensa, la vita eterna. Amen? E meno male. Perché i primi sono stati gli apostoli, dice: se io avessi vissuto ai tempi degli apostoli. Cosa? Quelli sono gli ultimi. Tu sei ultimo? Sei il primo. Appena resi sono un primo, sei ultimo. Ma avete capito?
Cosa vuole dirci il Signore? Siamo tutti uguali. C'è un secondo motivo, e vorrei andare avanti perché sennò stamattina mi linciate, mi spogliate, mi sporcate, mi tirate i pomodori, poi divento lercio. Ma c'è un secondo motivo: il favoritismo è incompatibile con il cristianesimo, perché è incompatibile non solo con la fede in Dio, ma con la natura di Dio. Guardate il versetto 1 che dice: fratelli miei, la vostra fede nel vostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismo. Il favoritismo è in contrasto, è incompatibile con la natura di Dio. Non solo con la fede in Dio, ma con la natura di Dio. Giacomo parla della gloria di Gesù. Guardate come lo chiama: il Signore della gloria. Ma vi rendete conto? Altro che il ricco che è entrato con gli anelli al dito, il vestito... Il Signore della gloria. Il nostro Signore Gesù ha rivelato la gloria di Dio. Quella gloria che chi la vedeva poteva anche morire. La divina presenza di Dio, la gloria, il Signore della gloria. La gloria è la Shekinah in ebraico, cioè la presenza di Dio. La gloria era in Cristo. Sta semplicemente dicendo Giacomo: non puoi avere fede in Gesù, che è la gloria di Dio, e violare la natura di Dio con la tua parzialità. Questo sta dicendo. Gesù, nel rivelare la natura di Dio, manifestò la sua imparzialità, e anche i suoi nemici di quel tempo lo sapevano. Vi leggo soltanto in Matteo 22:16. Adesso la tecnologia ce l'abbiamo, arriva subito. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Vi rendete conto? I nemici avevano riconosciuto l'imparzialità, la natura dell'imparzialità in Gesù, che è Dio. E Gesù guardava infatti il valore dell'anima, non guardava se una donna fosse una madre virtuosa o una prostituta. Non stava guardando, non gli importava se un uomo fosse un sacerdote oppure un mendicante. Non gli interessava se era religioso o irreligioso, se era cittadino che rispettava la legge oppure era un delinquente. Per Gesù non faceva differenza tutto questo, se un uomo era istruito o non era istruito, se era bello o brutto. Non gli faceva differenza a lui se tu sei ricco o sei povero. Tutte queste cose non gli interessavano e nemmeno gli interessano ancora oggi. Assolutamente. Sapete una cosa? Dio è così totalmente, assolutamente imparziale, che quando un giorno saremo alla sua presenza, ora non importa chi siamo, non importa cosa facciamo, non gli importa cosa abbiamo fatto su questa terra, quando andremo a stare con lui nella sua gloria, ci dice l'Apostolo Giovanni 3:2, prima Giovanni 3:2, dice: sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. Questo è quello che conta. Tutti lo vedremo allo stesso modo. Non è che tu hai fatto qualcosa, eri importante qui e vedrai di più. No. Non è che tu sei povero e vedrai meno. No. Lo vedremo come egli è. Il Signore Gesù è assolutamente imparziale, e noi dobbiamo seguire il suo esempio. Quanto mi piace il bagno a fianco alla... mi piace assai. Così mi fa stare con i piedi a terra, perché altrimenti io mi monterei la testa, dico: questo è un predicatore, mamma mia, non vola una mosca. Invece volano di più di mosche. Comunque, demoliamo, noi dobbiamo seguire l'esempio del nostro Signore. Perciò demoliamo qualsiasi stratificazione, scusate, razziale. Demoliamola, qualsiasi cosa che ha a che fare con l'economia, con le persone. Quello che conta è il loro bisogno dell'anima. Se tutto ciò non accade, non sarà solo un piccolo problema, ma questo sarà un peccato,
una trasgressione della legge di Dio. Se siamo stati perdonati, lo siete stati perdonati? Siete stati perdonati? Se siete stati perdonati, lo siamo, siamo abitati dallo Spirito Santo. Sapevate questo? Facciamo parte del medesimo corpo di Cristo, che è la Chiesa. E questo vuol dire che siamo pronti a vivere eternamente con Dio nei luoghi celesti. Siamo pronti. Nel corpo di Cristo c'è una vera uguaglianza e deve esserci un trattamento uguale per tutti. I am second. And you? Io sono secondo. E voi? Primo chi è? Vedete che siamo tutti là. Non ce ne dobbiamo mai dimenticare che siamo tutti là. Siamo secondi. E in chiesa non c'è chi è primo, chi è secondo. O chi è terzo, chi è quarto. Non siamo alle Olimpiadi. In chiesa, davanti a Dio, siamo tutti uguali. Con ruoli diversi, ministeri diversi, ma tutti uguali. Perché tutti serviamo il re servitore. Il re servitore. È così. Dio è imparziale. Cristo è imparziale, lo Spirito è imparziale e se siamo coerenti con la Trinità dobbiamo essere imparziali anche noi. Terzo motivo, il favoritismo è incompatibile con il cristianesimo perché è incompatibile, abbiamo detto, con la fede in Dio, è incompatibile con la natura di Dio, ma è incompatibile anche con l'opinione di Dio. I versetti 2 a 4, nell'esempio che fa Giacomo, mostra l'opinione iniqua dell'uomo basata sull'aspetto esteriore. I responsabili della Chiesa, no? Oppure un responsabile della Chiesa, nel vedere l'uomo ricco che aveva davanti, avrà pensato: questo ricco è il tipo di persona di cui abbiamo bisogno nella Chiesa. Sì, incredibile che abito che porta, però è raro vedere uno con un abito firmato dallo stilista Tal dei Tali. E guarda gli anelli, guarda i braccialetti, guarda le collane, tutto d'oro, tutto che luccica. Si vede che è ricco, speriamo si converta. Speriamo tanto che si converta, ma proprio... Allora che facciamo per sperare per la conversione? Siediti qua, questo è un posto comodo, io gli direi là, là, ti devi sedere là, quello è il posto migliore che c'è della sala. E gli direi, questo è il posto d'onore. Se questo si converte, avrà pensato il responsabile della Chiesa, faremo una scalata sociale come Chiesa straordinaria. Dobbiamo acquistare un locale nuovo. Un uomo ricco che fa una donazione shock, ci vuole nella nostra Chiesa. Dio ce l'ha mandato, ce lo sta mandando. E così questo responsabile fa di tutto per assicurargli il posto migliore della Chiesa. Va detto anche che nelle sinagoghe non vi erano molti posti a sedere, vi erano, ecco, non erano posti a sedere, cadevano a terra le persone, si inginocchiavano, si incrociavano le gambe e si sedevano a terra. Quindi nella sinagoga non c'erano molti posti. Ecco perché quando è entrato questo ricco, chi aveva il posto dice, no, siediti qua, tu a terra non ci devi andare. Però cosa succede? Nel vedere che entra un uomo povero, avranno pensato... E chi sto qua? E questo qua? Erano imbarazzatissimi. E io che ci fa questo povero qua? Il vestito probabilmente, come dice Giacomo, era sporco, puzzolente. E quando una persona un po' che non si lava da un po' di tempo, i vestiti non si lavano da tanto tempo, induce la persona a prendere le distanze. Inconsapevolmente lo si fa, no? Senti un po' di puzza, ti allontani. E infatti vorrebbero sbarazzarsi del povero, dicendo stai in piedi o sediti a terra qui davanti ai miei piedi, dando proprio, volevano umiliarlo e farlo andare via. Questa era l'azione che bisognava fare. Vedete, la parzialità è insita nell'uomo peccatore e fa breccia anche nei cosiddetti credenti. Noi guardiamo la persona e se questa persona si presenta in un modo decente siamo pronti a
interessarci di lei. Al contrario, se invece si tratta di un emarginato, una persona vestita male, che magari emana cattivo odore, ci defiliamo. Un giudizio del genere mostra che cosa? Il peccato del favoritismo, doppio pesismo. Quando parliamo di favoritismo, parzialità, discriminazione, non è semplicemente un problema. Questo è un comportamento anticristiano. Vuol dire che di non essere simile a Dio, perché Dio non è così. Questo è un peccato grave, grave. Guardate insieme a me cosa dice il versetto 4. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Ora bisogna capirsi. Non è sbagliato dire al ricco: tu siedi al posto d'onore. Non è sbagliato. O è sbagliato? Non è sbagliato. È sbagliato dire al povero: tu stattene in piedi o siediti ai miei piedi, a terra. È sbagliato quello. In altre parole, si volevano sbarazzare, togliti di mezzo. È sbagliato questo. Qual era la cosa giusta da fare? Entra un ricco, entra un povero, non fare nessuna differenza. Perché entrambi hanno bisogno di che cosa? Di Dio. E hanno bisogno, quindi bisogna offrire a tutte e due un posto d'onore, perché non conoscono l'Iddio della salvezza. E invece hanno dimostrato cosa? Una mancanza di amore cristiano. Quando manca l'amore, può essere un indicatore dell'assenza di una vita trasformata. È pura carnalità all'ennesima potenza e non dovrebbe trovare posto all'interno del popolo di Dio. D'altronde è quello che ha scritto Paolo alla fine della sua lettera ai Romani. Dice così Paolo, velocemente, Romani 15:5: il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo. E come ci ha trattati Cristo? Tutto allo stesso modo. Il versetto 6 dice: affinché di un solo animo, di una stessa bocca, glorificate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Ma il versetto 7 cosa dice? Perciò accoglietevi gli uni e gli altri come? Come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Come ci ha accolti Cristo? Con parzialità, senza rispetto. La Chiesa del Signore si compone da persone per lo più comuni, alcuni non comuni per la società. A questo riguardo, prima di concludere, voglio dire una cosa, un'altra cosa. Non è peccato essere ricchi. Chiaro? Non è peccato avere di più. L'importante è che aiuti quelli che hanno meno, che hanno poco. Se non fosse per le persone che hanno molto, non potremmo aiutare le persone che hanno poco. Non è sbagliato avere molto, se sei un fedele amministratore. Non è sbagliato. Come non è sbagliato avere poco. Il nostro Dio non fa nessuna differenza, non discrimina nessuno su queste cose. Ma torniamo velocemente su Giacomo. Versetto 4 dice che se mostriamo favoritismo o siamo parziali, questo dimostra che non siamo come il nostro Dio e non siamo come Cristo. Dice un'altra cosa, che se diventi come un giudice che giudica con intenzione malvagia, perché tu stai giudicando, cioè se il metro di misura, se il criterio di giudizio è quello del mondo mondano, stai su una strada sbagliata. Ti devi convertire. Perciò, fratelli, sorelle, amici, non c'è cosa più bella di essere accettati da Cristo. Così come siamo. E come siamo? Peccatori. E il nostro peccato che fa? Brilla? Puzza. Puzza. E Cristo è morto per noi puzzolenti. Sì. Cristo ha mostrato il suo amore mentre eravamo ancora peccatori. Vergognosamente peccatori. E Lui ha dato se stesso per noi. Perciò attenti.
a non giudicare in base a ragionamenti malvagi. Domenica prossima, se Dio vuole, vedremo gli altri tre motivi perché il favoritismo è incompatibile col cristianesimo biblico. Signore, grazie per questa parola, ci hai veramente stupiti di come è profonda e ti chiediamo perdono e confessiamo di essere stati tante volte nella nostra vita parziali. Abbiamo usato favoritismo a persone forse più ricche e a quelle meno l'abbiamo trattati diversamente. Perdonaci e ti preghiamo che questo principio possa far parte della mia vita, della nostra vita, della tua Chiesa, del tuo popolo, affinché tu possa essere glorificato e innalzato. Ti ringraziamo per quello che tu stai facendo nella nostra Chiesa. Amen. Sì, ancora grazie al Signore per quello che abbiamo ascoltato e anche al Pastore Giovanni per la preparazione e lo studio. Io volevo solo sottolineare una cosa che mi ha fatto un po' pensare, che è stato marcato e rimarcato molto. Questo è un peccato, fondamentalmente è un peccato. Forse è uno di quei peccati che prendiamo alla leggera noi, perché non ho ucciso, non ho rubato, non ho fatto niente. Ho solo pensato queste cose e mi comporto di conseguenza, però è un peccato, è stato detto anche è un grave peccato, perché se Dio non è così, chi siamo noi per permetterci di fare qualcosa che non rispecchia Dio, cioè come mi permetto io? E quindi come peccato va confessato e va chiesto perdono al Signore, solo questo stavo pensando, perché effettivamente è un peccato, non possiamo darlo... prenderla alla leggera. Casomai dobbiamo iniziare a capire perché facciamo, perché ci comportiamo in un modo con una persona o in un modo con un'altra, e dobbiamo scavare dentro di noi, come è stato insegnato, esaminarci: perché faccio quello che faccio, perché tratto quella persona così e perché quell'altra persona così, rendermene conto e, Signore, è vero, ho sbagliato, e chiedere perdono, iniziare a cambiare atteggiamento. Quindi solo questo volevo sottolineare di quello che sono insegnato. Adesso volevo chiedere al gruppo Lode di venire avanti e cantiamo due canti bellissimi. Il primo dice quello che Dio dice di me, e anche in base a quello che abbiamo ascoltato pensavo al fatto adesso come ci vede Dio, non uno in un modo, uno in un altro, ci vede tutti figli, e quindi possiamo cantarlo insieme. Si permemos.
anche così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, si è così. Scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, che Dio dice di me, che Dio dice di me. Figlio suo, si è così. Nella casa sua per me posto c'è, sono figlio suo, si è così. Thank you.
Alla croce io mi